Ciao ragazze e ciao ragazzi, sì, sono ancora vestita in questo modo, ma ho ancora un pochino di minuti a disposizione prima di togliermi l'impalcatura e mettermi comoda e rilassata a casa, cenare, buttarmi sul letto e fare una bella serata in relax. Volevo fare un altro video recensione di prodotti di skincare viso. Ci sono sia idratanti che il tonico. Partirei dal tonico perché è quello che è fuori dall'idratazione. Il tonico che sto usando in questo periodo è questo dell'acqua alle rose, non mi veniva, della Roberts, acqua distillata alle rose, tonico rinfrescante, acqua distillata alle rose Roberts, è un distillato di bellezza composto dall'essenza di tre rose di qualità superiore, mantiene la pelle anche la più delicata, giovane e elastica, aiuta a prevenire rossori e irritazioni causate da agenti esterni. La sua formula delicata aiuta a prevenire rossori e irritazioni causate dagli agenti esterni. Applicare mattina e sera con un batuffolo di cotone, picchiettare delicatamente sul viso, sul collo, insistendo nei punti dove si teme la formazione delle rughe. Applicata alle palpebre, cancella ogni traccia di stanchezza. La pelle è tonificata, più morbida e luminosa. Questo è un prodotto travel da 100 ml. Me lo diede mia cugina, quindi sto utilizzando questo, ma ce ne vuole per finirlo. Io ora sono a metà, lo sto utilizzando da 2-3 mesi, sempre mattina e sera. Allora, la prima cosa che vi devo dire, ma ve lo diranno tutti e ve lo dirò anche dopo perché è un altro prodotto dell'Acqua alle Rose che recensirò subito dopo questo, visto che sono amici e fraterni, ha un profumo. Credo che a tutti ricordi l'infanzia, perché è un prodotto che è in vendita dal 1867, il primo prodotto della ditta, del più venduto e il più caratteristico, diciamo, del brand della ditta. Allora, io il tonico non lo utilizzo mai con un batuffolo perché credo che sia uno spreco di prodotto, uno spreco di materiale, un inquinamento eccessivo e inutile. Cosa faccio? Ne metto un quantitativo sulle mani, passo così tra le mani e tampono delicatamente il viso. Vado anche sulle palpebre e insisto nelle zone delle rughe nasolabiali, che sono quelle che mi si formeranno prima perché sono una persona che sorride, e poi tappetto sul collo e sul décolleté. Si asciuga nel giro di poco, lascia la pelle profumata di acqua alle rose. Vai a dormire che ti senti essere Marilyn Monroe pronta per andare in scena. Stupendo, io adoro questo prodotto. Secondo me è stato il primo prodotto di bellezza che abbia mai utilizzato in vita mia, perché come vi racconto sempre, sono un soggetto allergico, non posso utilizzare profumi. Mia madre, quando ero piccola, avevo voglia io di iniziare a sentirmi una signorina e, sapendo del fatto che ero allergica, eccetera, mi comprò un tonico all'acqua di rose, quello che aveva con lo spruzzino, e utilizzavo quel prodotto come profumo, la mia acqua profumata. L'ho utilizzato per tantissimi anni come acqua profumata al posto di un profumo perché lo adoro. Poi, ovviamente, come tonico è perfetto, mi piace tantissimo. Quindi, continuando con la stessa marca, questo è il mio contorno occhi del periodo. È l'antirughe contorno occhi con estratto di rosa, damascena e caffeina, antiborse, antiocchiaie, la nuova crema contorno occhi levigante, antiborse e antiocchiaie, contiene l'acqua distillata alle rose, ha effetto rinfrescante e defaticante, estratto di rosa damascena che aiuta a combattere le rughe e segni d'età, caffeina e escina che riattivano lo scambio capillari e la microcircolazione cutanea, attenuando borse e occhiaie per uno sguardo più intenso e luminoso. Applicare la crema in piccole quantità più volte al giorno, picchiettando delicatamente dall'interno verso l'esterno fino al completo assorbimento. Beh, poi ti consiglio ovviamente la crema viso giorno e notte. Qualche altra informazione: da 15 ml come tutte le creme occhi.
Allora, l'unica cosa che non mi è piaciuto di questo prodotto è la confezione, è bellissima, mi piace tantissimo, ma c'è una difficoltà immane a recuperare il prodotto che si mette qua sotto e anche sulle pareti ora che sono arrivata a questo punto. È una cremina, mamma che profumo, si sente anche la caffeina, allora, facendo la differenza tra questo e l'acqua distillata proprio effettiva che sia solo di rosa, qui dentro io sento la caffeina. È un profumo paradisiaco. Allora, io soffro non tanto di borse quanto, vabbè, di ristagni della mattina, quindi di quelli che si accumulano durante la notte, che vanno via normalmente con un piccolo massaggio di questo genere dall'interno verso l'esterno, ma soffro tanto quando sono stanca di occhiaie scure in questa zona, quindi che vanno dall'interno fino più o meno sotto la prima parte di occhio. È un prodotto molto idratante, io di notte ne metto una quantità un pochino più impegnativa, specialmente qui dove si formano le zampe di gallina, quasi a creare una maschera, come se volessi applicare una maschera. E invece di giorno il giusto quantitativo per poter fare i miei massaggi e andare. Da quanto lo utilizzo non ho visto peggioramenti, ho visto solo miglioramenti della zona scura, anche se prima di questo ho utilizzato un altro dei miei prodotti occhi preferiti, che è quello della Jafra, che mi piace tantissimo, anche lui schiarente, della zona, molto idratanti. Ancora prima ho utilizzato il Clinique, la All About Eye, che pure è stato straordinario, cioè negli ultimi prodotti per occhi, tre prodotti, uno migliore dell'altro probabilmente, quindi il mio occhio ormai si è abituato bene e vuole essere trattato sempre al top. Ok, passiamo dal contorno occhi al viso e ho un siero e due creme. Allora, il siero di cui voglio parlare è questo della Rouge Plus, è un siero in gocce anti-age al collagene. Allora, ok, vabbè, applicare alcune gocce mattina e sera sul viso, collo e décolleté. Allora, è un gel lattiginoso, biancastro, bastano pochissime gocce, io ne mettevo qualche goccia su queste tre dita, facevo così. E andavo a picchiettarlo su tutto il viso, si asciuga nel giro di poco, ha un piccolo effetto tensore perché subito dopo vedi la pelle che è un pochino più tirata, ma non estremo, nel senso che è un prodotto che senti che agisce, perché quella che sono estremi che hanno all'interno dei tensori li percepisci, invece questo è proprio collagene che aiuta anche alla formazione di collagene. Io l'ho utilizzato da solo come crema notte quest'estate perché faceva troppo caldo, non avevo nessuna intenzione di mettermi della crema notte, se no probabilmente la lasciavo sul cuscino, se la mangiava il cuscino, quindi ho preferito utilizzare dei sieri, non è stato l'unico dell'estate. La mattina dopo mi trovavo con la pelle molto 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 più tesa e collaginosa, quindi mi è piaciuto. Altro prodotto della Rouge è questo Pro Age 24 ore, una crema ultra nutriente, ridensificante, collo, viso e décolleté, contiene cellule staminali e vegetali. Questo è stato un attimo più difficile da utilizzare, ma per il semplice motivo che l'estate fa troppo caldo, non ce la si può fare. Che comunque è stata una crema molto compatta, molto nutriente, veramente un po' massiccia, però ha fatto il suo dovere. Mi sono resa conto della sua efficacia post esposizione solare, quindi tornata a casa con la pelle molto disidratata dal sole, anche se l'ho protetta tutta l'estate, però ovviamente il sole disidrata tantissimo. Un bel cremozzo del genere riequilibrava tutto ciò che c'era da riequilibrare, quindi buona, mi è piaciuta. Io credo che per una pelle molto secca e bisognosa di idratazione, mattina e sera è perfetta. Poi contiene cellule staminali vegetali, è un plus molto importante. Ultimo prodotto per questo video è crema che sto utilizzando in questo periodo, della Roche-Posay,
della linea Innovazione, imperfezioni severe e segni, e Flac, c'è un rumore strano, vabbè, e Flac Duo, trattamento correttivo e purificante, anti imperfezione, anti segni, anti ricomparsa, testato per pelle grassa e a tendenza acneica. Questa me l'ha dato la dermatologa quando mi ha trovata un pochino sporca e piena di bollicine e bollicione quando sono andata a fare la visita dermatologica per i nei. Allora, indicazioni, imperfezioni severe soggette a ricomparse. Quando me l'ha segnato avevo dei brufoli che si riproponevano nella stessa zona, specialmente qua sopra dove mi sono rimaste delle macchie, devo comprare un siero antimacchia, e qua pure mi sono rimaste delle macchie. Segni persistenti. Allora, un trattamento completo rafforzato con efficacia anti-imperfezione per favorire un rapido riassorbimento dell'imperfezione, contrasta la ricomparsa, limitare il rischio che limitare è tradotto con i piedi, limita il rischio di che lasci segni. Procerad, un'esclusiva ceramide brevettata, aiuta a evitare che le imperfezioni lasciano segni rossi o bruni. È vero, me ne sono rimaste veramente pochissimi, e neanche rossi quanto rosacee, che si possono confondere con piccole macchiettine di tipo a me mi escono un sacco di lentiggini, quindi si possono molto confondere. C'è anche il manossio per stimolare la rigenerazione cutanea, e poi c'è l'APF, aiuta a ristabilire l'equilibrio della pelle con infezioni. La sua efficacia è immediata, nel senso che idrata la pelle ed è molto idratante. Dopo 12 ore riduce le imperfezioni, quindi aiuta a riassorbire il rossore e a regolare la grana della pelle. Dopo 8 giorni le imperfezioni sono significativamente ridotte, da quando lo utilizzo praticamente non ho più nulla, e i segni mimetizzati, durevolmente, riduce la ricomparsa delle imperfezioni, verissimo. È un'eccellente base per il make-up, vero. Ed è una crema idratante e opacizzante, verissimo. Io in estate sudo tantissimo sul naso, non si suda, non suda il naso, opacizza tutto, anche proprio al tatto non la senti la pelle unta, lucida, però non fa respirare la pelle, non crea un film che ti chiude il tutto e poi non respiri più. La pelle continua a respirare, te ne rendi conto, però non sei lucida. Ti aiuta molto a tenere sotto controllo questa problematica delle pelli impure. Applicare, vabbè, mattina e o sera su tutto il viso. Consiglia ovviamente il prodotto per la detersione apposita. Costicchia, perché costicchia? È piccolina, perché 10 ml più piccola rispetto a una crema normale, sono 40 ml, ma fa il suo lavoro. In quei momenti in cui hai una, ora è rimasto pochino, hai delle imperfezioni che non riesci a combattere, veramente non sai dove andare a sbattere la testa, ti aiuta. Questa è la crema, ha anche un buon profumo. Io con questa crema e con il detergente che sempre mi ha segnato la dottoressa, vi lascio giù nell'info box il link al video recensione, perché quello l'ho già recensito, ho ristabilito un equilibrio al mio viso importante. C'è stato veramente un periodo, diciamo da dicembre l'anno scorso, tutto gennaio e febbraio, in cui ero... ci stavo troppo dietro e non riuscivo a portare il risultato nulla, e con questa e il detergente io ora veramente non ho più nulla. Ho detto, un paio di macchiette che andranno via con un semplice siero correttivo, si è scaricata la batteria, non so a che punto siamo arrivati. Comunque, ricapitolando, questo prodotto insieme al detergente del Doha
Ho ristabilito un equilibrio perfetto sul mio viso. L'ultimo brufolo sarà ricomparso a maggio, forse. Beh, diciamo giugno. Ora ho delle piccole macchiette che andranno via sicuramente in questa invernata, dove inizierò a utilizzare un prodotto per schiarire le macchie. Ma per quanto riguarda brufoli, non ho più nulla. Quindi, eventualmente, da qua spero a mai più mi dovesse riservire e mi devo ricordare. Ok, spero che questo video ti sia stato utile. Se ti è stato utile, mi raccomando, supportami con un pollice in su. Se non vuoi perderti i prossimi video, che probabilmente il prossimo sarà un video acquisti, ti invito a iscriverti al canale. Trovi il tastino giù nell'info box oppure qui nell'ultima schermata del video. Io nel frattempo ti ringrazio, ti abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!